In cattedrale il vescovo Tremolada ha celebrato un insolito triduo pasquale, senza il concorso di popolo. Il Giovedì Santo è l'ultimo giorno di Quaresima, perché con la messa in cena Domini inizia il triduo pasquale, centro di tutto l'anno liturgico. Perciò, anche se il triduo è costituito da momenti cronologicamente separati, deve essere considerato come un giorno solo, nel quale tutta la Chiesa si immerge nell'unico mistero pasquale. L'amore di Cristo per i suoi passa attraverso un gesto, che è quello del lavare i piedi, passa attraverso un dono, che è quello dell'Eucaristia, ma il fine ultimo è la comunione. Noi saremo sempre uniti. Quello che è mio sarà anche vostro. Il Venerdì Santo è caratterizzato da una Chiesa spoglia di tutto, segno tangibile dell'unione con l'agonia di Gesù. I cristiani si raccolgono in preghiera contemplando il mistero della croce. E quando Gesù parla di sé in precedenza rispetto alla sua passione, dirà: quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, attirerò tutti a me. E l'Evangelista, a conclusione del suo racconto, dice: si compie la scrittura, guarderanno a colui che hanno trafitto, e guardando a lui, sintonizzandosi con lui, entrando nel suo cuore, potranno ricevere il grande dono che Dio intende offrire all'umanità intera attraverso la sua sofferenza, la sua umiliazione. Colui che si fa carico del peccato del mondo dona la vita eterna. Nella celebrazione della veglia pasquale non ci si limita a far memoria di ciò che si è realizzato in Cristo, ma viene celebrata nel mistero anche la Pasqua di tutti i cristiani, che nel battesimo sono già rinati a vita nuova. Dalla potenza di Dio che in Cristo risorto si è definitivamente manifestata, ma questa potenza che redime è una potenza d'amore, è una potenza il cui effetto ultimo, il cui frutto è la comunione, la condivisione, di modo che Dio ora davvero porta a compimento il suo disegno iniziale. L'uomo può essere una cosa sola con lui,